Madame e messeri, il jingle. Vuoi vestita per carnevale di principessa? Principessa. Principessa. Vuoi dire dove andiamo? Andiamo a Geneva. A Geneva. Andiamo a Geneva al Medieval Times. Prendete questa panchina che vado a chiedere io. Prendiamo questa panchina, prego, donna delle panchine. Oh. Com'è? Comoda. Ci fanno. Eccoti! Come sto? Così. Stai molto bene. Sembri il re di quello con Elfo. Che vivono a Dreamland e c'è il re con i baffoni che somiglia alla sta dentro. E certo è storia troppo grosso. Disincanto! Metteremo una foto del re di Disincanto come paragone. Invece la Jen non sa fare la corona. Meglio. Così va meglio. Di qua? Sì. Gentili popoli di Ruritania, posso avere la vostra attenzione? Io sono una umile cantastorie del regno di Ruritania e vorrei narrarvi l'antica leggenda di Re Astolfo e della sua corte. Il grande Re Astolfo, signore delle terre di Ruritania, aveva un solo desiderio: trovare un degno sposo per la sua unica figlia, la principessa Esmeralda. Re Astolfo pensò a Lina di organizzare un torneo. Fatto di difficili prove e di ardui combattimenti, la mano di sua figlia sarebbe andata al vincitore, al più forte ed abile tra tutti i valorosi principi di Ruritania. Questo evento si chiama Medieval Times, il torneo più coinvolgente ed appassionante che mai abbia avuto luogo. E voi, nobili ospiti, siete tutti invitati questa sera ad entrare in questa meravigliosa favola e a prendere parte ad un evento assolutamente straordinario. Partecipate numerosi a questo succulento banchetto e di certo non ve ne pentirete. Saziate i vostri occhi e placate il vostro appetito entrando nella grandiosa arena di Medieval Times, dove il confine tra passato e presente scomparirà e vi troverete immersi nella magica atmosfera dei secoli medievali. Arriva la zuppa!
mondo. È buona la minestrina. Ma schifo. Dove va la principessa? Arrivano i cavalieri. Ecco giungere il primo sfidante. Il secondo sfidante. Ecco giungere il terzo sfidante. Per chiedere all'immortale mago Merlino di unirsi a noi in questa straordinaria serata. Per favore, che il banchetto prosegue. Della natura mi hanno dato un po' della loro sapienza. Cioè, vuoi spiegare con cosa devi mangiare il gelato? Con quello che usano i dottori per vederti la cura. Fermo, cavaliere, fermo. Onore e onore al vincitore. Il nome lo frega. Io la mia spada! Signore del regno delle terre oscure, sono qui per conquistare la mano della principessa Smeralda e il regno di Rubicon. Ah, già arriva dietro. Questa è la legge. Giammai, il regno è mio. No, non sarà mai. Esmeralda, sarai mia. No, lascia stare mia figlia. Avete salvato la mia vita, l'onore di mia figlia e il futuro della corona. Ve la sposate tutti e quattro. Nessuna pena sarà abbastanza crudele per ciò che hai fatto. Vedi mai lo scolto, regni illuminati, illumino cavaliere del regno e ti concedo in sposa mia figlia. Saluti a tutti voi, popoli di illuminati, e grazie a tutti. Grazie.
accarezzare. Che belli. Complimenti, eh. Ho mangiato un pollo. Con le mani. Pollo. Non tutto però. Io praticamente ho tirato via quello che veniva via da solo. Esatto. Ho lasciato il petto. Oh, ma adesso siamo più belle. Anche molto buone. Ecco, sì, diciamo buono. Che era buono. Ma anche la zuppa era facciamo buona. Facciamo una recensione della cena, secondo me. Vale i soldi spesi. Sì, perché bellissimo la zuppa... lo spettacolo. I cavalli adesso abbiamo visto che li stavano sgambando, quindi sono trattati bene. Vedevi proprio il cavaliere e il cavallo che si facevano le coccole praticamente. Perché a me dispiaceva un po'. Il nostro, visto che lo accarezzava sempre. Sì, Il nostro bravo Aliberto. Il nostro Aliberto lo accarezzava sempre. In conclusione, la cena ottima, nonostante io non sia molto a mio agio a mangiare un pollo. Con le mani. Peraltro. Ma le patate le ho mangiate con le mani, no problem. Sì, parlo del gelato. Per fortuna ci è andata una bacchetta. Il gelato non potevamo. Se no lo leccavamo come i cani. Per cui direi giornata molto positiva. Esatto. E oggi cosa che devono fare? È iscriversi. Mettere mi piace, condividere e lasciarci un commento. Se hanno provato questa cena Medieval Times. Medievali. Molto. Per cui speciale. A questo punto li salutiamo. Fuori dal giardino è tutto. Al prossimo video. Ciao. Ciao. Poi c'è il 348. 348. Niente, oggi sono stato doloroso. La fida Jessica. Ah, boh. Ti hai già dato il numero di telefono? Sì. Boh. Vengo a guardare il sulla codicarda. Ecco. Ma secondo te porto dietro te? Ah, vengo a trovarti. Ma chi ti vuole vedere? Ma grazie. Prego.